Pietro Pacello, io vorrei fare però un approfondimento particolare oggi che ci porta nell'ambito del Forex e analizzare euro e sterlina. Perché la domanda che è comparsa anche in sovrimpressione è la seguente, Pietro: è un'inversione rialzista o un falso breakout quello che stiamo osservando su questo cambio? A te. Allora, vorrei partire dalla sterlina, che in questo momento mi sembra evidentemente, come dire, molto più precisa e molto più pulita. Sto mostrando anche il mio schermo, così magari possiamo contestualizzare visivamente quello di cui parlo. La sterlina è stata protagonista negli ultimi giorni di una fase ascendente straordinaria, che ha portato evidentemente alla violazione di un evidente canale ribassista. Quindi tecnicamente un'inversione anche di lungo termine che dovrebbe proiettare la sterlina, ripeto, verso valori molto più elevati rispetto a quelli attuali. E questo è un po' il tema, onestamente, che sto cercando di cavalcare nelle ultime ore. È un cosiddetto pullback, quindi ieri abbiamo avuto un po' di pressione ribassista, ma era una pressione direi fisiologica, innescata sia dalla divergenza short che dall'evidente ipercomprati, quindi ci stava che la sterlina, un po' come tutto il resto, subisse un ritorno di forza del dollaro. Faccio notare però, e questo è molto interessante e onestamente mi auguro funzioni, poi se non funziona ci sono gli stop loss, che in questo momento la sterlina sta pullbackando con molta precisione. Quindi qualora, come auspicato, il dollaro dovesse mollare un attimino la presa, se dovessi, come dire, puntare su qualcosa nelle prossime ore, onestamente lo sto facendo, io proverei a comprare sterline. Quindi mi sembra un'area pullback interessante, prescindendo, ricordando che non ci sono operazioni perfette, tantomeno infallibili, ma l'appeal su questa operazione nasce appunto da due componenti. Da un lato, lo ripeto, la violazione oramai conclamata di questo bel canale discendente, tecnicamente dovrebbe portare le cosiddette mani forti a cambiare orientamento sul cable. Dall'altro mi viene l'appetito al rischio, perché se qualora sbagliassi posso piazzare uno stop molto limitato, se viceversa dovessi aver ragione il potenziale di upside è proporzionalmente enorme. Quindi parliamo di un rapporto rischio rendimento 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7. C'è molto spazio a salire, evidentemente veniamo già da una fase ascendente molto profonda, quindi è normale anche avere un po', come dire, di lateralizzazione prima dell'innesco definitivo, ma tecnicamente parlando è un'operazione a mio parere molto interessante. Peraltro va di pari passo con questo dollaro strapotente, straforte nelle ultime ore, che penalizza le azioni e che potrebbe un attimino mollare la presa. Sono partito dal cable perché sull'euro-dollaro studiavo sostanzialmente la stessa dinamica. Ricorderete probabilmente tutti l'estenuante fase laterale che ha caratterizzato l'andamento di euro-dollaro da novembre in poi, no? Quindi un laterale direi quasi asfissiante per gli operatori. Si dimostra l'euro-dollaro più debole della sterlina, perché l'auspicato pullback non c'è stato, è fallito pienamente. L'euro-dollaro ieri non doveva mollare 1,1390, perché in zona 1,1390 c'erano due dinamiche supportive, quella di pullback e quella statica del precedente tappo resistenziale. L'euro dollaro non ce l'ha fatta, a dimostrazione che c'è ancora molta pressione short sull'euro. Però la cosa che mi ha colpito particolarmente è che stamattina, sempre parlando di valute contro dollaro, pur avendo sporcato di tanto questo disegno che avevo ipotizzato, l'euro dollaro è andato sostanzialmente a fermarsi vicino ad area 1,1320, 1,1330, dove qualcosina c'era. Ecco, dovendo scegliere fra i due, la mia scelta sostanzialmente l'ho già dichiarata. Per me è la sterlina il trade da provare long, chiaramente sempre cautelandosi con uno stop loss. Certo. Purtroppo avrei auspicato stessa nettezza di interpretazione sull'euro dollaro, ma è venuta meno. Il grafico adesso lo vado a pulire, chiaramente a depurare di variabili che non sono più chiave. Sull'euro dollaro, a differenza della sterlina, è ovvio che siamo tutti molto ma molto attenti al supporto di area 1,13, si può ancora sviluppare upside, ma non, come dire, non mi sembra pulita. È interessante come la dinamica che ho descritto sulla sterlina. Di fatto, completo questo piccolo passaggio, la palla passa agli americani, inteso come dollaro. Ecco qui il dollar index, che rappresenta appunto la forza del dollaro contro le principali valute. Come potete notare, negli ultimi 4 giorni è salito in maniera prepotente, portando poi al contestuale e logico ribasso di euro dollaro, sterlina e via dicendo. In questo momento disegna una timida candela rossa. Oggi, dovesse continuare nella sua fase di decelerazione,
l'ipotetico rimbalzo di sterline ed euro si dovrebbe concretizzare, ma soprattutto questa è una chiave di lettura alternativa, se vogliamo, anche al Forex, perché stante la correlazione negativa con le borse, se il dollaro dovesse smettere di salire, anche le borse potrebbero respirare al rialzo. Fra le due però preferisco di gran lunga la sterlina, mi sembra molto precisa e lo dico, sono un po' in conflitto di interessi, però dichiarato, io sto comprando sterline in questo momento. Va bene Pietro, ottimo, bel approfondimento che naturalmente i nostri amici potranno ritrovare sul nostro canale YouTube, è importante, insomma, poi Pietro potrà approfondire ulteriormente qualora lo contattaste direttamente. Grazie.